E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi voglio presentarvi la mia classifica personale DL10 Moto Touring di media cilindrata, una classifica molto personale che ha tenuto conto di vari aspetti, dal prezzo alla cilindrata a comunque i cavalli e tutto quello che è. Magari alcune le ho provate, alcune vorrei provarle. E diciamo che, appunto, ripeto, questa classifica è personale, quindi voi potete essere discordi o concordi con quello che vi dirò, e da qui voglio che nasca magari una dialettica pacifica, visto che comunque tutte queste 10 moto e anche altre che non ho citato potevano essere in questa classifica in qualsiasi posizione, però questa, come ripeto, è una mia personale visione. Quindi partiamo subito, come vedete dallo schermo, dal decimo posto in cui ho voluto mettere la Suzuki V-Strom 650. Suzuki V-Strom 650, una moto a mio avviso molto bella, anche se preferisco molto la versione 1000 nuova del 2020, perché è molto dalle linee più retro. A me piacciono un po' le linee retro, e questa, diciamo, non ha avuto un restyling molto molto approfondito, appunto, come la versione 1000. Qua parliamo di un prezzo di 8.590 di base, una moto di 645 cc di cilindrata, e con un prezzo che andiamo sulle 8.590 euro, un prezzo comunque non molto alto per portarvi a casa una moto nuova, che comunque è una moto che a mio avviso vale. In nona posizione ho voluto mettere la tanto citata, la tanto comunque parlata TRK della Benelli. TRK, qua vi ho messo la versione X, che a mio avviso, per lo stesso prezzo della versione normale, è un po' più idonea magari anche a qualche sterrato, e l'ho voluta inserire in questa classifica soprattutto per il prezzo, perché è un prezzo che sta al di sotto dei 6.000 euro, quindi è una moto sicuramente per i neofiti, o comunque per chi anche vuole viaggiare tranquillamente senza strafare. È una moto, secondo me, ideale. A mio avviso, forse quello che è un peso troppo grande per la potenza che ha, però comunque, sentendo vari proprietari di questa moto, si trovano tutti bene, quindi consigliarla direi di sì. Comunque è una tra le 10 moto, a mio avviso, migliori, soprattutto, come ripeto, è per il prezzo. Io aspetto, vorrei vedere se esce davvero la versione 750 della TRK, e lì se resteranno con un prezzo più basso della concorrenza sarà veramente interessante anche magari andarla a provare. All'ottava posizione ho voluto mettere la Honda NC750X, che come prezzo base arriva a circa 8.000 euro, versione base senza il DCT. Questa moto può montare anche il DCT, ovvero il cambio elettronico senza frizione, appunto. L'ho messa in settima posizione soprattutto per la cavalleria bassa, a solo 55 cavalli, e quindi l'ho voluta mettere qua. Però comunque è una moto molto interessante, visto che il serbatoio ce l'ha anche comunque dietro, e ha un vano dove si può posizionare il casco nel serbatoio,
cioè nella posizione in cui normalmente c'è il serbatoio, quindi una moto tranquilla, una moto da viaggio che appunto nella mia classifica sta in ottava posizione. Passiamo alla settima posizione con una moto italiana, ovvero la Moto Guzzi V85 TT. Moto Guzzi che comunque ha voluto entrare nel mondo touring, diciamo touring e anche fuori stradistico, visto che questa moto è chiamata TT, ossia tutto terreno. È una moto secondo me molto interessante, è una moto che ho anche provata, l'ho anche provata, è abbastanza comoda, anche se comunque l'ho scartata soprattutto per il prezzo, per me è un po' troppo altino, visto che comunque anche non ha le gomme tubeless ma ha le camere d'aria e un prezzo base di 11.600 euro, diciamo, a mio avviso un po' troppo altino, vista la concorrenza, visto i prezzi della concorrenza, però diciamo che per gli amanti dello stile retro come me, questa moto, cioè, quando è uscita, è davvero, io l'avrei voluto comprare, però per problemi magari di budget ho voluto appunto andare sulla Tracer. Ok, in sesta posizione ho voluto mettere una GS della BMW, la F750 GS. Questa moto qua sono andato anche a provarla qua un paio d'anni fa prima di acquistare la mia Tracer. Una moto che a mio avviso, vabbè, è molto, molto prestante, ha comunque 77 cavalli, quindi abbastanza ricca di cavalli. Il motore è in parallelo, cioè è lo stesso identico della F850 GS, con qualche cavallo in meno, un po' settato diversamente. Qua vedete un prezzo di 10.200 euro, preso proprio la versione più base possibile, e a mio avviso, vabbè, comunque sapete che BMW costa caro, però comunque la qualità è sempre ottima. Ok, entriamo nella top 5 e passiamo quindi a questa moto, ovvero la Kawasaki Versys 650. L'ho voluta mettere in quinta posizione, soprattutto per quanto riguarda il prezzo che comunque molto concorrenziale, un prezzo di listino di 7.840 euro, cavalli comunque sono abbastanza, 69 cavalli per un motore di 649 centimetri cubici. Una moto interessante, comunque a livello qualità prezzo secondo me è una delle migliori. Infatti le giapponesi sono comunque a livello qualità prezzo sicuramente le moto da tenere più in considerazione. In quarta posizione ho voluto mettere questa moto, ovvero la Yamaha Tenere 700, una moto che comunque si presta molto agli sterrati, alle strade bianche, diciamo. Una moto che si aggira sul prezzo di 9.800 euro da nuova, a mio avviso un po' troppo altino, visto anche magari la sorella che monta lo stesso motore, ovvero 700, che costa più di 1000 euro in meno e ha, ovvero lo stesso motore, cambia un po' sicuramente molto a livello di sospensioni, a livello anche comunque di motore è settato diversamente. Questo il motore della Tenere sicuramente è più pronto ai bassi regimi per spingere meglio sugli sterrati.
passiamo alla terza posizione in cui ho voluto mettere la mia moto, visto che ci sono molto affezionato, quindi l'ho messa sul podio. È una moto secondo me valida, molto valida per i viaggi, una moto che costa circa 8.500 euro nuova, versione base, 73 cavalli il motore per 689 cc. Nel 2020 ha avuto un restyling, un po' restyling delle carene, un restyling che comunque l'ha resa a mio avviso più, un po' più aggressiva, un po' più accattivante, e comunque una moto che secondo me vale la pena tenere in considerazione. In seconda posizione ho voluto mettere la KTM 790 Adventure. Di questa moto c'è anche la versione R, che è un po' più fuoristradistica. Ho voluto mettere questa versione perché costa un pelino meno. Parliamo di 12.990 euro per portarsela a casa. Cavalli importanti, visto che con un motore di 799 centimetri cubici siamo quasi a 800, parliamo di 95 cavalli, una cavalleria molto molto importante, che rende questa moto molto interessante per i viaggi, visto che comunque si può anche allestire con tutte le borse eccetera. Secondo me è una moto molto molto valida, infatti è in seconda posizione. In prima posizione ho voluto mettere un GS ancora, anche se comunque il prezzo non è molto concorrenziale, però secondo me quando andiamo a parlare di BMW e di gamma GS andiamo a parlare comunque di una moto di qualità, e per questo ho messo questa moto, ovvero la F850 GS, al primo posto di quelle moto che diciamo sono le moto di media cilindrata, anche se appunto come budget è abbastanza importante, ovvero andiamo sui 12.800 euro, versione base, come vedete non ho messo niente di equipaggiamento, però è una moto che ha molta capacità di carico, vedete che potete portare fino a 445 kg, quindi una moto comunque di una cavalleria importante anche questa, ovvero 95 cavalli per un motore di 850 cc, che vi ripeto è lo stesso motore della F750 GS. Qua finisce il video di questa classifica, spero che vi sia interessato e ci vediamo alla prossima!